Bimba e il topinolino. È mattina, la Bimba si è lavata, si è vestita e ora fa colazione. Sulla tavola ci sono il latte, il pane e la marmellata. Buongiorno ragazzi, dice a tutti, e tutti le rispondono: Buongiorno Bimba, hai dormito bene? Sì, dice lei. Bimba guarda sulla tavola e dice: E questa cos'è? Sulla tovaglia a quadretti c'è una piccolissima letterina. Sembra una letterina, dice il latte. Sì, ma di chi sarà? Dice Bimba. Aprila, così lo scopriamo, dice il latte. E Bimba la apre. Nella busta c'è un foglietto ripiegato. Bimba lo guarda e drizza le orecchie. Cosa c'è scritto? Chiede il latte, che è molto curioso. Non c'è scritto niente, dice la Bimba e gli mostra il foglietto, che è bianco come lui. Se vuoi, ti aiuto io, dice allora una vocina. Bimba si volta e vede sopra la credenza un topino grigio. Ciao, chi sei? Chiede la Bimba. Il topinolino, risponde lui. E tu lo sai cosa dice questa letterina? Sì, dice, è finito il formaggio. E tu come fai a saperlo? Chiede la Pimpa. Lo so perché la letterina l'ho messa io sul tavolo. E perché non hai scritto niente? Perché io non so scrivere. Sono piccolino, dice Lino. E devo mangiare il formaggio per diventare grande. Bimba apre il frigorifero, l'armadietto e la credenza per vedere se trova un po' di formaggio. Alla fine dice: Non ce n'è nemmeno un pezzettino. Perché non vai dalla capretta? Le suggerisce il latte. Lei è brava a fare il formaggio. Bimba e il topinolino corrono a cercare la capretta. La casa della capretta è in fondo al prato, vicino a un albero di mele. Non correre troppo in fretta perché io sono piccolo, dice Lino. Va bene, risponde la Pimpa. La capretta si chiama Betta e ha un nastro rosa in testa. Cosa posso fare per voi? Avresti un po' di formaggio per il mio amico? Chiede Pimpa. Certo, dice Betta. Entra in casa e torna con una fetta di formaggio appena fatto. Grazie, dice la Pimpa. Pimpa e Lino tornano a casa. Pimpa taglia un pezzettino di formaggio e lo dà a Lino. Lui lo assaggia e poi dice: Non è buono come quello che avevi tu. Cos'ha che non va? Chiede Pimpa. Non hai i buchi, dice Lino. Rimediamo subito, dice lei. La Pimpa prende un coltellino e fa dei buchetti nel formaggio. Il topino lo assaggia ancora, poi sorride. È buonissimo! Poi prende una forchetta e in un battibaleno si mangia tutta la fetta. Poi dice: Ora posso andare a fare un pisolino. Ciao! Come si dice? Chiede Pimpa. Prima che il topino se ne vada. Grazie, dice Lino. Ora ti insegno come si scrive. Il topino prende la matita e Pimpa gli spiega come sono fatte le lettere. E lui scrive sulla letterina. Grazie. Bravo, dice Pimpa. Più tardi, Armando torna dal lavoro. Ho fame, dice, e va in cucina. Sulla tovaglia vede la letterina e la apre. C'è scritto grazie, dice. L'ha scritto Lino, dice Pimpa. E chi è Lino? Chiede lui. Un topino grigio che ho conosciuto oggi, risponde lei. Perché ha scritto grazie? Chiede Armando. Per il formaggio. Armando si lecca i baffi e dice: Ne mangerei volentieri un pezzetto. Se l'è mangiato tutto il topino. Tutto, tutto? Sì,
anche quello che era nei buchini, dice la pimpa.